Come si è mosso in questo quadro l'inificio? Voi sapete che l'inificio è un'azienda che sostanzialmente i filati di lino sono l'85-90% della propria produzione, della parte tessitura, insomma, è residuale. Vende circa il 45% all'estero, quindi comunque un'azienda che ha una quota export importante, è presente su una varia gamma di prodotti perché fa filati per destinazioni diverse, l'abbigliamento uomo e donna, l'arredo casa, ancorché l'offerta naturalmente è concentrata sul prodotto medio. Il lineificio, come sapete, è passato da 80 milioni che saranno stati a fine 2005 ai 29 milioni di quest'anno. Quindi sostanzialmente c'è stato un crollo terrificante del fatturato in coerenza con le contrazioni che sono registrate a livello di consumi interni e anche di consumi tessili. Ormai a partire da 3 anni l'azienda perde, parliamo naturalmente di perdite a livello di risultato operativo, e quindi sostanzialmente noi chiudiamo quest'anno a 29 milioni di euro con una stima di circa 9 milioni di perdita operativa. 9 milioni di perdita operativa e 29 milioni di euro fatturato. Una situazione pesantissima dal punto di vista economico e finanziario. Tanto più se pensiamo che le perdite negli anni 2007, 2008, 2009 ormai assommano circa 18 milioni di euro. Quindi insomma, crollo del fatturato, azienda che passa da 80 milioni di euro a 29 milioni di euro, 9 milioni di euro di perdita operativa quest'anno, 20 milioni aggregata nei 3 anni. Credo che vada fatto un commento, come dire, laconico e secco, è una situazione estremamente pesante dal punto di vista economico e finanziario. In relazione a questo quadro, quali sono gli orientamenti della società? Per quanto riguarda gli esuberi strutturali, quindi quelle 134 persone che provengono già da un anno di cassa integrazione straordinaria, abbiamo rinnovato la richiesta negli ultimi giorni, so che è arrivato il decreto di approvazione, quindi le persone che sono in cassa integrazione straordinaria beneficeranno di questi ulteriori 12 mesi. Per quanto riguarda le altre 82 persone in forza presso l'inificio, noi stiamo attuando un programma di cassa integrazione ordinaria, quindi non straordinaria, appunto perché il nostro intendimento è quello di, pur essendo una situazione naturalmente pesantissima sul piano economico e finanziario, di essere molto attenti all'evoluzione sia dello scenario esterno che dello scenario interno, per meglio focalizzare qual è il dimensionamento strutturale dell'inificio, se ci sono le condizioni per andare avanti o se non ci sono delle condizioni per andare avanti. Quindi non abbiamo ad oggi una scelta definitiva, e quindi è corretto che in questa scelta occorre proseguire sullo strumento dell'utilizzo congiunturale, quindi andare a capire, guardando il mercato nei prossimi mesi, cercando di capire, di avere delle risposte all'interno attraverso programmi di efficientamento, di verifica dell'offerta, di verifica della posizione competitiva, effettivamente se ci sono dei margini in qualche modo per risalire da questa china che è abbastanza pesante. Quindi abbiamo sottoscritto infatti in questa direzione un accordo con il sindacato per il prosieguo della cassa integrazione ordinaria recentemente in ultimo. Cosa residua? Quindi la dico tutta. Residua il problema dal punto di vista del confronto che prosegue con il sindacato e dei vari punti che ci sono adottati. Abbiamo il tema del contenuto economico che riguarda i lavoratori in cassa integrazione ordinaria, su cui la posizione dell'azienda di volta è quella della disponibilità, certamente un contenuto economico, ma che abbia le caratteristiche di una incentivazione all'esodo, quindi non integrazione sulla cassa integrazione, non acconto del TFR. E quindi c'è la disponibilità dell'azienda a proseguire su questo confronto. C'è un ultimo punto delicato, ma pur essendo in un'assemblea di lavoratori, il mio costume è dire le cose come stanno, quindi di non fare giri di parole, preferisco magari una certa ruvidezza, una certa franchezza, ma dire le cose come stanno. È evidente che nessuno vuole toccare la struttura di Fossalta di Portogruaro, dove ci sono delle macchine
delle lavorazioni di filatura, di tintoria, no? Per gli stragami che devono rimanere, deve rimanere certamente anche lo stock tecnico e quindi il magazzino con il suo stock tecnico indispensabile per proseguire in caso di ripresa delle lavorazioni, ma è un fatto che prodotti che non sono materie prime, prodotti che non sono più lavorati allo stabilimento, vi faccio un esempio secco, tanto per intenderci, come macchine che non servono allo stabilimento come la galleria, devono uscire fuori. Questo lo dico con grande chiarezza, e per me questo è un presupposto, diciamo, la realizzazione di questo è un presupposto, diciamo così, per poter come dire, andare a verificare se esistono, diciamo così, no, le condizioni per la continuità dello stabilimento, diciamo. Quindi per me questo è un elemento importante, perché se non si normalizzano queste relazioni, se Fossalta non rientra all'interno del circuito produttivo della società, effettivamente questo è un elemento che produce una forte tensione nei rapporti tra azienda e lavoratori. Credo che, diciamo così, ancorché in maniera estremamente succinta, di avere detto qual è la situazione, no, dello stabilimento, quindi una situazione pesante dal punto di vista economico finanziario, quali sono le intenzioni della società che riassume quelle comunque in una situazione difficile proseguire nell'utilizzo degli strumenti congiunturali, cassa integrazione ordinaria, fermo restando naturalmente il monitoraggio dell'evoluzione dello scenario interno e interno, il tema della normalizzazione del sito, nel senso che il sito deve avere lo stock tecnico, la filatura, la tintoria, ma come dire, il secco che non lo lavora, o le macchine che non gli servono, tipo la calderia, devono uscire fuori, la disponibilità ad un contenuto economico dell'accordo, ma che nella visione aziendale è un accordo che non può riguardare l'accordo TFR, che non può riguardare l'integrazione alla cassa integrazione, che invece deve giocarsi sul tema delle incentivazioni al mese. Grazie. Allora, io faccio la premessa che ho fatto prima, chiaramente l'incontro di oggi è proprio perché noi tutti quanti, era stato richiesto, ma lo volevo anch'io, ma era stato richiesto, ci tengo a dirlo, dai sindacati, proprio perché volevamo sapere e capire la situazione dell'azienda. Quindi ribadisco, l'incontro di oggi è proprio, quindi per questo che io oltre a dire che è stato il sindacato a chiedermelo, e io chiaramente ho accettato di venire qui di fare questo incontro, devo ringraziare l'azienda, perché l'azienda mi ha detto, ci ha detto chiaramente come stanno le cose. Io volevo ringraziare anche, chiedo scusa, non l'ho fatto prima, la Confindustria di Venezia, ma ormai in qualsiasi incontro, vertenza, siamo sempre a fianco, quindi in casa, giochiamo in casa, quindi il dottor Dalos è presente, il dottor Bodella anche è qui con noi come sempre. Quindi io adesso darei la parola al sindacato, chi vuole parlare, chi vuole il microfono. No, ci sentiamo prima di magari, insomma, commentare e poi eventualmente approfondire anche quella che è la nostra posizione. Volevo farvi una domanda secca, perché in teatro di qualche ora fa volevo capire se corrisponde al vero la vendita dei locali che erano adibiti ad officina. No, allora, quello diciamo così, di qualche ora fa non lo so, perché sono. No, anche... per noi, per me, sì. Dopo no. Per lei non lo so. Allora, non lo so, ma certamente, se fosse vero glielo direi, però mi devo informare. Diciamo, cerchiamo invece di capire questo tema delle vendite immobiliari, su cui si fa molto in generale, si fa molto qui dell'officina, non lo so. Mi hanno anche detto che vendevano delle chiavi di nascosto, poi insomma la cosa si è rivelata non vera, quindi non glielo so dire. Parliamo invece del tema degli immobili, no? Adesso si sente? Sì. Allora, è chiaro che una società che perde 20 milioni di euro di perdita operativa in 3 anni, in qualche modo, no, c'è un problema della cassa, diciamo. Quindi che, come dire, è normale che questa società, come altre, pensi al termine, diciamo, pensi alla opportunità di vendere immobili, diciamo così, per fare cassa. Se perde 20 milioni di euro, i soldi da qualche parte li deve prendere, diciamo. Quindi questa è stata la logica, come dire, dell'operazione di questi anni. Questa è la logica di, no, facciamo l'asta, no, per vedere se riusciamo a fare qualcosa. Che l'officina sia stata venduta veramente non lo so, insomma, comunque, mi riservo di farle avere una risposta, soprattutto se notizie di poche ore fa. No, per me è
me, proprio per voi. Ma comunque glielo faccio sapere.